È un torneo che abbiamo voluto organizzare da tanto tempo e ci è capitata l'occasione di poterlo fare con le squadre di Malta, e praticamente nell'ottica di un mondo che sta andando tutto alla rovescia di muri, di guerre, abbiamo voluto pensare a questo torneo come un momento di unione e di fratellanza, e speriamo di organizzarlo ovviamente più avanti anche con altri paesi che si affacciano al Mediterraneo. Infatti l'abbiamo voluto chiamare in questo modo, ma perché è nostra intenzione volerlo sviluppare col tempo, sempre in quest'ottica di unire i popoli che si affacciano nel mare Mediterraneo, e sappiamo oggi benissimo di cosa stiamo parlando quando si parla di barriere. E proprio perché siamo tutti cittadini del mondo, vogliamo abbracciare e sposare questa tesi. E per il resto ringraziamo gli amici di Malta per aver accettato l'invito e speriamo che tutto si svolga nel migliore dei modi. Sicuramente sarà una bellissima partita, spero che tutte e due le squadre ci divertiamo, e sarà una bella esperienza per noi maltesi e anche per i ragusani. Spero che abbiamo un risultato positivo anche per noi, ma anche se perdiamo sarà una bellissima esperienza. L'accoglienza qua è meravigliosa, che avete accolto come amici di pallavolo, la pallavolo ci unisce. Essendo il figlio del coach del Vittoria, è un onore per me essere qua e per una giornata sportiva e per divertirci tutti quanti. La manifestazione, che devo ringraziare la città di Vittoria in maniera come ci ha accolta e per tutto quello che ci ha preparato. E per quanto mi riguarda la partita, è un amichevole, ma significa molto di più, un incontro tra due paesi, e la bellezza dello sport che oggi è la pallavolo ed è qualcosa di eccezionale per quanto mi riguarda, sì. La pallavolo Vittoria è nata e provo tanto piacere con me, fin dal 1987. Questa è un'emozione particolare da parte mia, perché vedere il papà e il figlio seduti in panchine avverse è qualcosa che suscita veramente un'emozione grande. È un incontro tra due nazioni, si può dire, un gemellaggio che farà tanto piacere e non ricambieremo poi a Malta. Non è il livello, diciamo, di altissimo, però noi andremo lì certamente per vincere, anche se mio figlio mi ha avvisato e mi ha detto stai attento. Abbiamo deciso di promuovere le attività sportive anche mediante questa cooperazione con le squadre, in questo caso la squadra di Malta. Si tratta del primo step, l'idea è quella di promuovere la cooperazione con squadre dell'intero bacino del Mediterraneo, in maniera tale che appunto le squadre del nostro comprensorio acquisino visibilità anche all'estero, e soprattutto promuovere la modalità di approcciare lo sport, le attività che sono sane per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani, anche confrontandosi con i modelli di sviluppo dei paesi a noi vicini. No,
oggi è una bellissima occasione sia per il torneo da noi patrocinato, sia per il fatto che il Club Serve Lions sta donando alla città e quindi al palazzetto e quindi a tutti gli atleti, ai nostri giovani che fanno sport, un defibrillatore. Questo per rendere la città cardiologicamente ancora più protetta di quello che è un piacere. La settimana scorsa ne abbiamo ricevute altre due da parte del Kivanis, del reparto cardiologia. Mi fa piacere perché questo è un avamposto di sicurezza per i nostri ragazzi, per i nostri atleti, ma anche per tutti i cittadini che sanno che qua hanno un defibrillatore a disposizione.